tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi vi mostro questo set, Candellissimo si chiama, ed è un set per creare delle candele. Un set che amo moltissimo perché ti dà la possibilità di realizzare candele profumate, candele realizzate con il gel e anche candele di quelle che stanno, sapete, sull'acqua. E è una cosa che a me piace molto sperimentare e le candele hanno un fascino su di me, devo dire, notevole, quindi non vedo l'ora di iniziare, ma questo è semplicemente un video di unboxing, vi ricordo. E innanzitutto guardiamo cosa ci dice qui. Abbiamo gli occorrenti che poi andremo a svelare. Qui si vedono anche dei colori, quindi in modo tale da poter colorare le nostre candele. I passaggi devo dire che sono molto semplici perché non c'è nulla di complicato, quindi possiamo procedere a vedere cosa c'è all'interno della nostra scatola. Allora, vediamo subito che abbiamo tantissime cose a disposizione. Come prima cosa abbiamo gli stampini che si possono appunto staccare, ovviamente. Qui abbiamo la tartaruga. Qui abbiamo un quadrato. Un delfino. Un triangolo. Un rettangolo e un cerchio. Ok, poi qui abbiamo due dispenser di glitter, uno oro e uno viola, molto belli. Poi qui abbiamo le forme per le nostre candele, quindi vedete ce ne sono diverse, questo è piccolino, questo un po' più carino, fatto così. Poi abbiamo un'altra forma, questo devo dire che è uno stampino, sì, esatto, per una candela, molto interessante. Abbiamo un esagono e qui invece una forma fiore, molto carina. Poi abbiamo, questo intanto è uno stoppino, una boccetta di profumo. I profumi sono alla frutta, quindi questo, vediamo cos'è, non c'è scritto, non so neanche bene come possa aprirsi, ma profuma? Sì. Poi appunto uno stoppino, dovrebbero essercene altri. Questi sono i colori che possiamo sciogliere per colorare le nostre candele fatte in casa. Poi questo è il gel, come vi dicevo, appunto, una porzione. Ha un altro stoppino, sono un po' sparsi evidentemente gli stoppini. Questa è una busta di paraffina, direi. Adesso vediamo sul retro se c'è scritto qualcosa. Esatto, paraffina. Ne abbiamo due buste per le candele, perfetto. Molto molto bene. Se vi ricordate, avevo fatto anche un video con la paraffina e la creazione di candele sul canale Do It Yourself Ispirazione. E qui ci sono le istruzioni. Altro stoppino, altri due e un altro profumo, questo dovrebbe essere alla mela, sentiamo, esatto, sì, perché qui c'è scritto. E tutto, e questo è quanto, direi. Vediamo se abbiamo perso gli stoppini per strada. Sì, ne abbiamo preso uno. Ok, qui vi ho tirato fuori tutto l'occorrente che ci serve e che è a disposizione della scatola. Colori, forme, profumi, glitter, stoppini,
Abbiamo veramente tantissime cose, stoppini sono 7, quindi 7 candele possiamo realizzare. Con le nostre formine abbiamo detto che sono 5, uno stampo, la paraffina in due buste e la porzione di gel. Detto questo, io vi rimando a un prossimo video che assolutamente ci sarà con la creazione di queste candele, perché io non vedo l'ora. E intanto vi ringrazio per averci seguito, spero vi sia piaciuta la premessa, perché questa è una premessa alla realizzazione che avverrà poi prossimamente. Io vi saluto, vi ricordo di seguirci sempre sul nostro canale, se non siete abbonati ancora fatelo, iscrivetevi, anzi scusate. Noi ci vediamo presto con tante nuovissime novità. Ciao a tutti!